lontani dalla terra dei padri, dispersi in piccole comunità straniere a ogni popolo, non dimenticarono mai la loro fede. Così accadde anche nelle Venezie, terre di scambi mercantili tra genti molto diverse, dove la vita economica si fondava sul diritto contrattuale posto sopra a ogni diversità etnica. Antiche superstizioni avevano escluso gli ebrei da molte attività. L'usura, proibita dalla Chiesa ai cristiani e praticata clandestina a interessi smisurati, portò i reggitori della cosa pubblica, feudatari e comuni, ad affidare agli ebrei l'esercizio del piccolo credito tramite la condotta, un elenco di norme che regolavano il prestito su pegno a interesse stabilito. Il denaro liquido ricavato dal commercio locale poté circolare tra artigiani e contadini, mentre i grandi banchieri toscani e lombardi finanziavano principi e signori. Porto mercato dei duchi della Carinzia, per tutto il 300 Pordenone era stata data in pegno su denaro ai conti di Porcia, agli Spilimbergo, ai Visconti di Milano. Il 25 agosto 1318 un incendio distrusse quasi interamente l'abitato, costruito in legno. Il mantenimento del ricco commercio che la città aveva da più di un secolo impegnò famiglie nobili, feudatari, mercanti e banchieri stranieri in una rapida ricostruzione, attirando artigiani, falegnani, muratori, bottegai, orefici, scultori, affrescatori. Costruire la città che oggi vediamo richiese ingenti capitali, ma anche il piccolo credito esercitato dagli ebrei verso le attività popolari. All'inizio del 400, domenicani e francescani infiammarono le piazze contro i giudei blasfemi, procacciatori di miseria per fornire denaro a prestito. Valeva l'obbligo di portare il genere signum, un segno giallo per distinguerli dai cristiani. Un secolo dopo, falcidiata dalla peste, Pordenone ebbe un drammatico bisogno di denaro per sopravvivere e i prestatori ebrei divennero provvidenziali per la popolazione. Il primo banco ebraico a Porcia venne aperto nel 1451. A Brugnera, castello degli stessi conti, nel 1580, non solo per prestiti, ma anche per mercantare, affidato ad ebrei provenienti da Conegliano e originari della Spagna. Anche il comune di Sacile calmierava il provvedere a dar denaro a mutuo su pegno attraverso gli ebrei. Nei giorni del mercato cittadino, essi potevano portare un copricapo nero uguale ai cristiani, come in antico i feudatari concedevano ai giudei per rianimare fiere e mercati. Nella città di San Vito viveva un dottor romanino ebreo, testimone della buona fama che i medici ebrei avevano ovunque, partecipe anche nel banco di prestito della città. La nuova condotta, ratificata nel 1673, mostrava il cambiamento dei tempi, l'uguaglianza tra ebrei e cristiani, l'esonero del segno e il mercantare. Perduta l'antica tolleranza, alla quale doveva le sue fortune, una Venezia al tramonto impose nel 1777 l'abbandono delle piccole città prive del ghetto. Molti scelsero Trieste, dove gli ebrei tenevano le fila di quel ricco commercio con l'intera Europa centrale, che era stato della Serenissima. L'epigrafe a Savorniano ricorda Samuel Vida Romanin, medico, morto nel 1798 dopo la caduta di Venezia, che aveva visto gli ebrei godere della patente di tolleranza, concessa da un imperatore d'Austria, figlio del secolo dei Lumi. Il trionfo di una ragione che non è riuscita a fermare le nuove superstizioni del Novecento, e il tragico regresso della storia che comportarono.
Nei primi mesi del 1944, gli ebrei del Friuli occidentale vennero ricercati a uno, con gli elenchi stesi al tempo delle leggi razziali. Molti rischiarono la vita per nasconderli. Altri mandarono a morte vecchi, donne e bambini. Il ritorno di un mondo disumano dimenticato. Un terrore inquisitorio che sembrava poter appartenere solo a tempi molto lontani.